Anche da parte di mia madre europea, sempre come potuta venire. Mi ha incontrato a San Giorgio. Certo, grazie, la ringrazio. Signor Presidente della Repubblica, autorità, signore e signori, primo Presidente eletto dal Parlamento secondo le regole della Costituzione, Luigi Einaudi calza di certo alla perfezione l'appellativo padre della Repubblica. Ricordarlo 150 anni dalla nascita, oltre che un doveroso tributo morale, è per noi occasione per riflettere sui caratteri della nostra democrazia che egli ha contribuito a formare, a plasmare, su ciò che attiene alle sue fondamenta e ciò che invece è continuamente da cercare, da raggiungere per tenere uniti i cittadini alle istituzioni. Einaudi, con passione, impegno, realtà, contribuì a plasmare la Repubblica democratica nata dalla liberazione sulle macerie della guerra e del nazifascismo. Signor Presidente della Repubblica, autorità, signore e signori, a nome del comitato organizzatore e mio personale ringrazio il signor Presidente della Repubblica per aver illustrato con la sua presenza la cerimonia di apertura delle celebrazioni per il 150° anniversario della nascita di Luigi Einaudi, primo Presidente eletto della Repubblica. Ringrazio Presidente Mattarella per essere qui presente. Ringrazio il Sindaco, Governatore della Banca d'Italia e un po' tutti quelli che hanno condiviso questa iniziativa in 150 anni della nascita di Luigi Einaudi. Signor Presidente della Repubblica, autorità, signore e signori, prima di effettuare la mia relazione voglio dire che sono lieto di partecipare a questo convegno che inaugura le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi alla presenza del Presidente della Repubblica. Ringrazio il Comitato Nazionale, in particolare il suo Presidente Giuseppe Vegas e il Presidente Onorario Roberto Einaudi per il periodo di ringrazio il Sindaco di Roma, Alberto Martini, per la ospitalità di questa bellissima sala. Luigi Einaudi è maestro di dottrine economiche circondato dal maggior prestigio scientifico internazionale. Egli ama però di attingere le sue dottrine economiche alle fonti feconde della realtà della vita, dell'esperienza, di controllare dal vaglio della storia economica e dell'osservazione periodica dei fatti. Grazie.